Ciao amici di Molise Web TV. Ieri sera 11 agosto 2015 si è svolto a San Giuliano del Sannio il Festival Internazionale del Folklore, manifestazione che ha riscosso una gradita presenza di molti visitatori che hanno potuto così apprezzare alcuni gruppi stranieri che hanno portato in paese una ventata di novità e consapevolezza della globalità totale che si vive oggi. Per giungere qui in piazza il gruppo che arriva dalla Slovacchia, da Mezzanotte, il gruppo Caniana. Il gruppo Caniana è formato da dei ministro superiore, eccoli qui a dentro. Anche per loro, per un attimo di stagno. Folklore vissuto nel suo senso più vero, fratellanza di gente a dispetto delle origini, del colore della pelle, delle tradizioni locali di ognuno. Come giustamente detto dal bravo presentatore, per una serata San Giuliano è stata l'ombelico del mondo e con un tempo che ha voluto regalare una serata tranquilla, note, danze, suoni e coreografie di tutto il mondo hanno regalato una gioia e soddisfazione unica. L'atmosfera che si è respirata era veramente unica. La festa, il senso di gioia era palese, si sentiva nell'aria, così che dopo gli inni nazionali, i vari gruppi succedutisi sul palco hanno regalato emozioni che solo la musica, che solo la gioia di vivere dei ragazzi sanno e possono regalare. San Giuliano ha saputo altresì regalare ai suoi ospiti un'accoglienza unica, vera, viva. E chi ha vinto è stata la fratellanza, il sentirsi parte unica di un'unica gente, perché il folklore, questi gruppi, sanno regalare questa atmosfera particolare in cui si è tutti fratelli, viaggiatori temporanei sulla terra di tutti. Ensemble nazionale di folklore georgiano, l'inno della Georgia. E dopo l'inno della Georgia, l'inno per il gruppo che arriva dalla città di Doliu, l'inno di Taiwan. Ora per il gruppo Caniana dalla città di Mezzina Borce, l'inno della Slovacchia.
Ed ora l'inno del Brasile per il gruppo di balletto popolare di Campina Grande, dello stato di Paraíba, nord-est del Brasile. Ringrazio anch'io tutti coloro che a vario titolo hanno dato il loro contributo alla riuscita di questa manifestazione e sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto il vostro Angelo. Si conclude così la cerimonia di inni nazionali, salutiamo e accomuniamo in un grande applauso tutte le coppie che rappresentano i vari gruppi.